Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale. Grazie tante, allora io voglio ringraziare a nome del Circolo Torrino tutti voi che avete comunque partecipato a questa nostra iniziativa, e do la parola all'onorevole Esterino Mantino, capogruppo del Partito Democratico alla Regione Lazio. Allora, allora, intanto, siccome ho sentito naturalmente chiamare in causa la politica, così, in modo generico, ora, attenzione, perché poi io sono convinto che, è una minaccia, che ci sono politici e politici, come ci sono naturalmente giornalisti e giornalisti, come ci sono persone ladri e ladri che fanno una cosa e ne fanno un'altra. Noi avevamo detto l'11 di giugno che saremmo ritornati per fare un po' un bilancio, diciamo, di questo mese. Stiamo qui alla luce del sole, senza nasconderci, anzi possibilmente all'ombra, perché fa molto caldo, prendendo qualche critica e magari dicendo anche delle cose, ma è giusto che sia così, perché questa, diciamo, fa parte delle regole del gioco. Ora però, senza fare tutta questa, vediamo un po' di fare il bilancio, diciamo, di queste settimane, che mi sembra la cosa più seria, e capire soprattutto quello che dobbiamo fare, perché il problema è ancora irrisolto. Abbiamo fatto dei passi avanti, lo ricordava Angelo prima nel suo intervento, anche altri, però il tema è ancora tutto aperto, cioè il problema non è appunto risolto. Ora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, intanto c'è la prima questione che riguarda la richiesta di moratoria in Parlamento sulle questioni delle case degli enti, della Sarco e poi altri enti naturalmente interessati. Ora noi abbiamo tre mozioni che sono state presentate. Tre mozioni, due di queste tre mozioni parlano chiaramente di moratoria, fanno la richiesta di moratoria. Mi auguro naturalmente che insieme alle tre mozioni presentate, che sono Partito Democratico, PDL e UDC, mi auguro che nelle prossimi giorni, perché anche questo significa premere per arrivare a una discussione entro luglio, mi auguro che anche altre forze politiche in Parlamento che ci sono, penso all'Italia dei Valori, penso ad altre forze, adesso non voglio fare l'elenco, penso ad altre forze, mi auguro che facciano la stessa cosa, in modo di arrivare nei prossimi giorni, prima che il decreto di Monti arrivi alla Camera dei Deputati, oggi sta al Senato della Repubblica, prima di questo, cioè quindi entro il mese di luglio, la Camera convocata con l'ordine del giorno, le tre mozioni, le quattro mozioni, spero cinque e così via, per fare una discussione e per votarle. Lì vedremo quali sono le volontà politiche, perché sfido chiunque, perché l'atto, diciamo, la prova maestra è il voto in Parlamento, perché solo il Parlamento naturalmente in questo caso può dire agli enti: adesso ti fermi, adesso non procedi, fai un tavolo serio, istituzionale, ridiscuti le clausole, ridiscuti tutta la faccenda, e sulla base della discussione si riapre la fase sulla base di una nuova discussione. Allora questo deve essere fatto appunto con un atto parlamentare. L'atto parlamentare è depositato, noi abbiamo fatto pressioni, in particolare l'onorevole Morassutte, ma poi anche il gruppo parlamentare, diciamo, a quale anch'io faccio parte, non come parlamentare ma come consigliere regionale, ha chiesto all'onorevole Fini, al presidente dell'aula, di metterlo all'ordine del giorno per fare questa discussione. Io, Angelo, farei una proposta a questo proposito,
visto che c'è un movimento in piedi importante che ha dato prova di sé e tra l'altro ha dato anche prova di resistenza, visto tutti quei mesi, tutte quelle settimane a piazza Santissimi Apostoli. Ora, io farei anche questa proposta, cioè anche da questa assemblea, dalle vostre assemblee, dalle vostre iniziative, diciamo, prese di posizioni anche di vario tipo, di varia natura, per chiedere ai gruppi parlamentari e chiedere in particolare al Presidente del Consiglio, della Camera dei Deputati, di mettere all'ordine del giorno le mozioni presentate, perché questo è il punto di svolta. Il punto di svolta è un voto del Parlamento su questa vicenda, perché è una vicenda scandalosa, è una vicenda che non tiene conto che l'Italia è cambiata soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, che il problema sociale adesso è un problema drammatico, e quindi sulla base di questo noi dobbiamo fare di tutto per arrivare, diciamo, a questa soluzione. E questa noi stiamo tentando, cerchiamo, lo vogliamo fare, siamo appunto convinti che bisogna arrivare, diciamo, a questa soluzione. Domani c'è questo incontro al prefetto, oltre che naturalmente chi ha fatto la richiesta, il movimento, i sindacati, diciamo, il movimento di base che ha fatto, diciamo, questa iniziativa, sono convocati le istituzioni locali, è convocata la regione, è convocato il Comune di Roma, è convocata la provincia per la sua per la parte di competenza, anche se la provincia non ha grande competenza su questo. Tuttavia è importante che ci sia. A questo proposito io mi auguro, spero di sì, che non il funzionario, ma che l'assessore Bontempo, cioè l'assessore, non dico la Polverini, magari la Polverini, ma se non fosse la Polverini, perlomeno l'assessore Bontempo e l'assessore alla casa del Comune di Roma siano presenti. Perché devono essere presenti? Non perché risolvono il problema della moratoria, perché la moratoria, ho detto prima, è l'atto parlamentare, perché loro, anche con l'autorevolezza delle istituzioni, aiutano il percorso della moratoria. E soprattutto, cioè, qui vengo alla seconda questione, in particolare la Regione prenda un impegno serio su un punto. Guardate, io, se vi ricordate chi era presente qui all'altra assemblea, io avevo detto, e ho detto anche a Santi Apostoli quando ci siamo visti, che avremmo fatto due emendamenti sull'assestamento di bilancio, perché avevamo la discussione dell'assestamento di bilancio, per ripristinare il fondo dei 100 milioni di euro, che è il fondo di rotazione sulla casa, che erano previsti dalla passata amministrazione voluta dal nostro compianto Mario Di Carlo, perché allora come assessore alla casa loro ci portò in giunta, poi portò in aula, eccetera, diciamo, questo stanziamento, che era uno stanziamento, guardate, che era un fondo rotativo, fondo di rotazione, che poteva servire anche per dare un aiuto in termini di mutui o in termini di garanzie fiduciarie per quelle che persone che volevano comprare non potevano comprare, perché sono anziane, perché magari il loro 740, 730 non era nelle condizioni di dare la garanzia alla banca e così via. Era molto importante avere questa dotazione finanziaria. Hanno usato per la sanità. Noi abbiamo, io ve lo lascio. L'hanno girato sulla sanità. Lo lascio così, almeno magari facciamo delle fotocopie. Abbiamo presentato questi due emendamenti, in aula sono stati bocciati. Sono stati bocciati e quindi l'assestamento di bilancio è passato senza prevedere questi emendamenti. Ora, con l'impegno di dire ma sì, il bilancio prossimo del 2013 noi vedremo come fare, eccetera, eccetera, promesse, altre promesse che vengono dopo. Però sia chiaro, su questo terreno noi non molleremo, cioè quello che abbiamo fatto precedentemente io penso che sia una cosa giusta, cioè metterci quei soldi che vengono anche dai fondi precedenti, la CESCA, i fondi regionali e così via, devono essere dirottati verso la politica della casa, non possono essere
appunto fondi che entrano dai cittadini, dai risparmi dei cittadini, e magari spesi per un'altra cosa, magari per qualche cosa di clientelare che non c'entra niente, diciamo, la politica della casa. Quindi anche su questo noi terremo alta, diciamo, la proposta, continueremo, diciamo, a batterci, perché su questo terreno mi sembra che sia giunta l'ora di dare anche qui una risposta. Terza e ultima questione. La terza questione riguarda gli affitti che i cittadini che sono rientrati nel programma di housing sociale, quello degli interventi di 167 con affitti agevolati, hanno posto qui, hanno posto durante il presidio che avete fatto a Santi Apostoli. Abbiamo ricevuto tante email, per dire la verità, abbiamo avuto tante lettere, anche dei fascicoli su questo argomento, perché questo argomento è un'altra questione, diciamo, proprio all'italiana, praticamente, poi lasciatelo dire un po' così. Perché diciamo, l'abbiamo anche vista, discussa in commissione consigliare la settimana scorsa, c'erano alcuni cittadini presenti, c'era appunto il movimento, l'associazione, abbiamo visto che gli affitti che loro applicano, che alcune cooperative e alcune imprese applicano, sono una parte di quell'affitto, sono vere e proprie truffe, che non c'entrano niente con la Perché non è pensabile che il pubblico, lo Stato, attraverso la regione, ti dà il 50%, 40%, 60%, 50% di soldi per costruire quell'edificio, e tu poi, quando mi fai il calcolo dell'affitto, quel 50% io te lo devo pure ripagare con l'affitto. Ma questo francamente è assurdo. Tant'è che altre regioni non lo applicano, e mi risulta da un controllo fatto che anche altre cooperative e altri imprenditori non lo applicano a Roma. Certo. Non lo applicano. Questa è la mafia, è così la mafia. Perché non tutti quelli che hanno preso i fondi, le imprese e le cooperative che hanno preso i fondi, hanno applicato appunto l'affitto in questo modo. Non tutti. Ci sono alcune cooperative, alcune imprese che fanno i furbi, e i furbi bisogna punirli. Basta con questo lassismo, perché non è pensabile che continuiamo con questa musica. E allora, cosa abbiamo chiesto? Cosa abbiamo chiesto? Che cazzo sta la magistratura? Non ho capito. Cosa? Aspetta, la magistratura già hanno fatto un esposto. Già c'è un esposto alla magistratura. La magistratura naturalmente deve fare tutta la strada che deve fare. Ad Arcole, appresso a Berlusconi. Abbiamo chiesto una cosa semplice. Tutti appresso a Berlusconi. Ci abbiamo chiesto, guardate, adesso fate l'assessore, gli uffici, più che l'assessore, gli uffici, perché è un problema di uffici. Gli uffici facciano una lettera intanto di messa in mora di quelle aziende, di quelle cooperative, di quelle imprese che applicano questo, dicendo sospendetelo per la parte relativa al contributo, perché è insediata una commissione, nel frattempo c'è una commissione insediata che sta valutando, diciamo, un po' tutta quanta la materia, e che nelle prossime settimane l'assessore si è impegnato di portarci un'altra volta in commissione i risultati del lavoro di questa commissione entro il mese di luglio, non più in là. Se buon tempo non rispetta questo tempo, guardate, veramente c'è una cosa che noi dobbiamo far pagare un prezzo politico, perché non c'è dubbio che noi su questo dobbiamo avere una risposta, e una risposta definitiva. Stiamo a questo punto, c'è una denuncia alla magistratura, c'è una commissione di esperti che sta valutando le questioni, c'è un impegno di riconvocare la commissione entro questo mese
per definire i risultati e quindi fare i primi atti amministrativi che lo deve fare naturalmente la Giunta per dire: care imprese, cari signori, voi state applicando una cosa che non deve essere applicata, quindi tornate indietro e poi magari c'è un problema di ritornare, di restituzione, diciamo, del canone, di una parte del canone che non deve essere applicata. Abbiamo fatto questo in queste settimane tra un'assemblea e un'altra. Continueremo a lavorare, vediamo cosa succede da qui, diciamo, alla fine di questo mese, sia in Parlamento sia in Regione, per arrivare, diciamo, possibilmente a un risultato definitivo e conclusivo. Grazie. Un'ultima cosa, visto poi le proposte avanzate da Montino, direi che da domani mandiamo tutti i mail alla Camera, al Presidente della Camera Fini. Mandate tutti i mail per calendarizzare tutto quello che sono le mozioni presentate alla Camera. La casa Monte Carlo, così alla domani Camera Nuova, pure mattina quello. Vi invito a tutti a partecipare alla Piazza Sant'Apostoli, faremo la manifestazione, staremo lì. Io sarò presente lì con voi e cercherò di andare sul tavolo. E nonostante tutto qui il portavoce non sarò io, però giustamente sarò un orecchio, una bocca per voi là in quel posto. Ci sarà Angelo Pascetti, l'organizzazione sindacale, scenderemo tempestivamente, diremo chi partecipa a quel tavolo, chi c'è a quel tavolo e quello che diranno a quel tavolo. Io vi ringrazio, dobbiamo essere presenti e faccio una critica anche al mio partito rispetto a quello che è successo, lo dico anch'io, perché certe persone del mio partito non devono coprire alcuni incarichi, perché oggi siamo per quello che è stato causato precedentemente a Monte. Ma lo dico, questo è un problema nostro politico, qui c'è Serino che insomma è una persona che ha fatto il senatore, però oggi ancora stimo nel mio partito, come tante altre persone, come diceva prima lui, non siamo tutti che facciamo la stessa politica, ma c'è la politica anche sana. E io mi ritengo uno che fa la politica sana, e oggi l'impegno che mi sono preso, oggi è l'11 e siamo qua in piazza per discutere quelle cose. Domani saremo tutti a piazza Monte. Vai Fabrizio. Fabrizio, la domanda? No, io voglio sapere la domanda. Manuel. No, ma leggo canone. Va al microfono. Al microfono, non sentiamo. Vai al microfono. Allora, avevamo chiesto l'11 giugno una cosa. L'abbiamo ripetuta a Montino quando è contenta, quando cortesemente ci sono venuti a trovare davanti al presidio. Lo abbiamo richiesto questa sera. L'intervento sui soggetti di riferimento che stanno nei consigli di amministrazione, nelle direzioni generali, nei presidenti e nelle presidenze di queste è stato fatto dal PD sì o no? E si impegnano a farlo sì o no? Sono passati 30 giorni, grazie. La domanda è chiara. Certo. Rispondo all'amico che ci conosciamo anche da Piazza Sant'Apostolo, abbiamo fatto alcune iniziative insieme, siamo stati lì presenti. Allora, i consigli di amministrazione purtroppo si eleggono e hanno durato 3 anni. E fino a 3 anni sono stati eletti, questo è il problema. Alla scadenza di 3 anni sicuramente prenderemo provvedimenti come il Partito Democratico. Io in prima persona, questo è chiaro. Allora, quanti ce ne saranno che sono morti, cazzo, volevano rompere i coglioni con la politica. Io voglio sapere chi è che è venuto con quella macchina lì da 70-80 mila euro. Ecco, con quali soldi l'hai comprata? Quella costa 1.200 euro. Che cazzo si sono cagati in mano, hai visto? Voglio sapere chi è quello stronzo che prendeva una macchina di 200 mila euro a spese nostre e qui stava a tribola per gli affitti e per i casi e ci viene a via per culo qua, quello ci viene a prendere per il culo. Allora se c'è la vista, la benzina, c'è stato tutto, che se lo vanno a essere la benzina di io, mi fa la benzina, ecco. Uno vale, siamo una casa.
Certo, certo. Le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento pulito, il wifi garantito ed uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide, non ce la faccio più.